artista, bentornato, benvenuto qui su Artista Dentro. Io sono Letizia Disfare e oggi con questo vlog documenterò che cosa? Un cambio look di chi? Il mio! Con questo cambio look la mia immagine verrà stravolta. Perché dico stravolta? Perché non sarà più la treccia, non saranno più i capelli lisci o boccolosi artificialmente a rappresentarmi, ma saranno i miei ricci naturali. Voi direte, ma perché non l'hai fatto prima? Perché nella mia città, nelle zone limitrofe, non esiste un parrucchiere che davvero sappia trattare i capelli ricci nel taglio, nello styling, eccetera, eccetera. Seguivo da tanto, tantissimo Salvatore, e avevo il desiderio di andare da lui e mi sono ripromessa un giorno di farlo. Caso ha voluto che lui abbia deciso di spostarsi per qualche giorno dal suo salone di Napoli al suo salone di Reggio Emilia e sbam! Ho preso la palla al balzo, ho preso appuntamento, oggi ho iniziato a fare il trolley e domani mattina in auto partirò per il salone meraviglioso e dedicato a chi ha i capelli ricci. Ora, cosa c'entra il cambio look con Artista Dentro? Ma a livello attoriale cosa succede? Molto facile, molto semplice. Quando cambio look, come potete evincere dal video dedicato alle foto, i composite, i book, è necessario rifare il materiale. Se io sono abituata a propormi sia a livello fotografico che di self tape, di presentazione e quant'altro, con i capelli in un certo modo, nel momento in cui decido di tagliare molto i capelli o passare da propormi con i capelli lisci ai capelli ricci, già, non è solo figo, cambio look, vado a Reggio Emilia, mi faccio coccolare da Salvatore. Ma soprattutto torno da Reggio Emilia, torno con i miei nuovi capelli e rifaccio completamente gli scatti. Questo cosa vuol dire inoltre? Che dovrò rifare il composite e che dovrò mandare il nuovo materiale alla mia agente, all'agenzia. Se avete un composite che racchiude 3 o 4 scatti, potete anche decidere di tenere una foto nella quale si vede il vostro look precedente, se è abbordabile avendo raggiunto il livello attuale. Quindi se io avrò un taglio che mi permetterà di avere i capelli ricci in un determinato modo, ma poche altre acconciature saranno ancora facili alla stiratura, allora posso tenere una foto con i capelli lisci in modo da far vedere come è la mia immagine con il riccio e con il capello liscio. Ma se decidete di tagliare i capelli da qui a qui, è essenziale che tutte le foto siano attuali, anche perché l'agenzia ha bisogno almeno ogni 6 mesi di scatti nuovi, quindi quelle vecchie, ragazzi, sono vecchie. Ora non ci resta che documentare il resto della giornata, documentare il viaggio, e c'è una cosa che non è assolutamente certa: cosa succederà alla mia chioma. So che darò a Salvatore il 95% di carta bianca per agire sui miei capelli, ma, c'è sempre un ma, vorrei non ritrovarmi con dei capelli così tipo a sfera, anche se potrei stare chissà benissimo, vorrei mantenere una cosa un po' più sobria e soprattutto gestibile. Ma se da una parte c'è una cosa totalmente incerta, dall'altra c'è una certezza: mi fiderò e affiderò a Salvatore con piacere e non vedo l'ora che sia domani pomeriggio per entrare all'interno del salone e portarvi con me in questo cambio look desiderato. Tra l'altro spero di essere brava nel mantenere quello che lui mi spiegherà, lo styling, l'asciugatura e quant'altro. Vai! Salvatore, arrivo! Non vedo l'ora!
ci siamo, tra mezz'oretta arriverò da Salvatore, questo è il mio ultimo pomeriggio per un po' di tempo almeno, con la treccia laterale, col ciuffo stirato, con i capelli lisci. Eccoci ragazzi, piove, taglio bagnato, taglio fortunato, stiamo raggiungendo il centro, il salone si trova proprio nell'area ZTL del centro di Reggio Emilia. Fa freddino, non ci aspettavamo questa temperatura. Devo dire che stasera, ora di cena, dopo cena probabilmente mi trasformerò in un bel ghiacciolino, ma sono emozionata perché sì, da tanto che si aspetta questo taglio, questo incontro con il fantastico guru Belci. Soglia del salone di Reggio, ecco il guru, eccolo. Oh, finalmente, facciamo vedere. Eccoci qua. Allora, la mia chioma è improponibile adesso, ma. Però non spoileriamo, dai. Non spoileriamo. Ragazzi, è fantastico. Allora, tutti i ricci da ogni parte d'Italia dovete venire qui o a Napoli o a Mykonos. O a Mykonos, perché no? Mykonos. Beh, le vacanze della prossima estate, Mykonos. Ci vediamo dopo. Stai preparando, dici. Allora, adesso stiamo facendo una super maschera composta dalla nostra nuova maschera di Mykonos, che all'interno già di suo contiene acido ialuronico e olio di macadamia, quindi ci va a idratare e nutrire, e inoltre vado ad aggiungere questo qua, che è un booster, un additivo. Anche questo all'acido ialuronico, così da andare a riempire e nutrire di più il capello. Poi vi facciamo vedere il risultato, Figata! Ragazzi, una figata! Allora, qui abbiamo già un piccolo spoiler. Questo nome è un bastardo di Allora torniamo a dopo. Sempre a dopo. Dopo. Risultato finale. Adesso dai, ti possiamo far vedere. Eh sì. Ma ti piace la frangia? A me piace. Pensate la frangia. Dovevo venire da Salvatore per avere la frangia. Da un pazzo. Da un pazzo, però, ragazzi, tanta roba. Però la prossima volta le fai a Genova. Sì, dai. Una volta per... L'ha promesso? Promesso. Ragazzi, eccoci qui in una suggestivissima Reggio Emilia. Posti belli e dove trovarli? Carrellata. Ragazzi, buongiorno, questo è il giorno dopo aver dormito con il turbante che potete trovare sullo store online Curly's Way oppure nei saloni fisici. Il turbante è fantastico, meraviglioso, è morbidissimo di seta e mantiene i capelli belli ricci. Tenete presente che ieri c'è stato il diluvio, un'umidità pazzesca e i miei capelli soffrono l'umidità. Guardate come sono rimasti belli ricciolini. Brava Salvatore e anche brava Pia, bravissima. Siamo in autostrada, abbiamo lasciato Reggio Emilia per andare a visitare Parma. Volevo nel mentre raccontare brevissimamente l'esperienza da Salvatore Riccardi in Curly's Way di Reggio Emilia. Allora,
Allora, sono stata accolta benissimo, trattata benissimo, c'è tanta competenza, tanta simpatia, mi sono veramente sentita coccolata. Ho fatto il percorso spa e quindi ero in un ambiente dedicato, luce riscaldante sopra la testa che ammetto essere molto molto piacevole. Salvatore fantastico, professionalità a mille, posso solo consigliarlo. Devo dire che essere passata dal look che avevo prima, dove spesso tenevo la treccia, tiravo sempre, facevo sempre la piega dritta per il ciuffo e per i capelli in generale, adesso potrò lasciare i miei ricci liberi. Nota assolutamente nuova e che non vivevo veramente da quando sono ragazzina è la frangia, e tra l'altro non ho mai mantenuto la frangia riccia. Questo è un super cambiamento, sono molto più corti. Tra l'altro una cosa interessante è che quando sei in salone poi la curly coach dedicata, io avevo una curly coach come tutti gli altri dedicati, e poi Salvatore mi ha tagliato personalmente i capelli, ti spiega tutto, come realizzare lo styling, quindi che prodotti usare, come usarli e soprattutto come fare il refresh, ravvivarli nei giorni successivi, e ti spiega benissimo anche come asciugarli per non avere un effetto piatto e non incline a valorizzare il tuo riccio. Ogni taglio e ogni piega riccia è diverso, perché il mio riccio non è il riccio di altre persone, quindi questo è il taglio Venere nella versione più corta, che è differente da un altro taglio Venere proprio perché ognuno ha i propri ricci. Adesso andiamo a Parma, vi farò vedere qualche scorcio carino e interessante di Parma. Siamo in un parcheggio sotterraneo in centro a Parma e sono avantissimo. Le vedete quelle lucine piccolissime rosse? Ce n'è una lontana verde. Praticamente ti segnalano i posti occupati e i posti liberi. Fighissimo, bellissima. Una Little Florence con le pinze, detto con le pinze. Posti belli e dove trovarli? Parma Edition. Sta piacendo un sacco questa Parma, e tra l'altro abbiamo trovato un ristorante vegano con prodotti principalmente locali che è attento, e quasi tutto il menù è senza glutine, quindi stiamo andando a pranzo lì. Dal menù su internet ci sono davvero un sacco di piatti che mi fanno venire l'acquolina in bocca. Spero di riuscire a fotografare e far vedere qualcosa prima di mangiarmi tutte. Apriti Sesamo è un ristorante veramente di livello, abbiamo mangiato molto molto bene e l'atmosfera, il personale, la proprietaria sono veramente qualcosa di squisito. Su Instagram ho ricevuto in questi due giorni un sacco di messaggi di apprezzamento per il taglio, per il nuovo look, ma anche tante domande. Cosa succederà quando laverai i capelli e dovrai fare tu lo styling e l'asciugatura? Com'è l'aspetto dei ricci e dei capelli subito dopo la doccia, prima di mettere tutti i prodotti? Allora, questa è la situazione. Quindi il taglio è figo anche con i capelli. Appena quasi uscita dalla doccia ho messo il turbante di microfibra, ora dovrò ribagnarli con lo spruzzino per fare tutto lo styling. Vedremo se sarò riuscita a riproporre quell'asciugatura fantastica di Pia, di Curly's Way di Reggio Emilia. A dopo!
Ho appena finito l'asciugatura e questo è il risultato della mia esperienza personale. Quindi ho fatto una sauna terribile, ma direi che il risultato utilizzando i prodotti Curly's Way e utilizzando shampoo e conditioner di Aveda, il risultato è eccezionale, anche creato da me. Sono ricci, il crespo praticamente è azzerato, incredibile, sono belli, voluminosi, definiti, e questa frangetta così un po' virgolina è sbarazzina, non è male. Vediamo come resisterò alla notte con il turbante sempre della linea Curly's Way. Quindi si può fare, ragazzi. Sì, può fare! Caro artista, il viaggio per il cambio look si è concluso, è stato un bel weekend, abbiamo visitato Reggio Emilia, abbiamo visitato Parma, ma ciò che è importante, il messaggio che voglio lanciare è: non omologatevi. Io alla fine ho deciso di tornare a quella che è la mia natura, i ricci. Perché sono riuscita a farlo? Perché finalmente c'è qualcuno che si può occupare dei nostri capelli ricci. Può sembrare una stupidaggine, voglio dire, ci sono un sacco di cose importanti, ma chi lavora nel settore dello spettacolo ha come fonte primaria il fatto di curare la propria immagine, e credetemi che per chi ha i capelli ricci non è semplice doversi sempre mettere lì, far la piega, far sì che i capelli siano trattati, arrivare sul set trucco e parrucco e piastra e ferro per girare i ricci. E questo vlog, oltre che darvi lo spunto e lo stimolo per abbracciare il cambiamento, per capire cosa succede se lavori con l'immagine e cambi totalmente il tuo look, io a brevissimo sarò sul set fotografico per aggiornare i miei scatti e per farvi scoprire che esiste qualcuno che può aiutarvi a gestire i capelli ricci, perché i capelli ricci, diciamolo, nel settore artistico, soprattutto nello spot pubblicitario di turno, nella serie, nel film, sono stati poco ben visti. Mi sono sentita dire nell'arco degli anni che il capello riccio fa disordine e che in Italia funziona molto di più il capello liscio. Ma attenzione, c'è il ribaltamento della situazione. Nell'ultimo periodo si vedono più ricce, soprattutto oltreoceano passa il messaggio del riccio funziona, perché in diverse produzioni anche molto importanti ci sono attrici ricce. Quindi ragazze e ragazzi, date sfogo alla vostra personalità e non vi preoccupate, perché persone competenti come Salvatore Riccardi, che io adoro, non ti taglia solo i capelli, tra l'altro con tagli che lui studia apposta per dare valore al capello, per dare valore alla fisicità e alla composizione personale di ognuno di noi, ti spiega attraverso anche i suoi curly coach ragazzi e ragazze preparatissimi in materia su come gestire a casa. Io ho fatto lo shampoo 2 sere fa e questo è il risultato senza fare refresh né niente. C'è una via da percorrere, percorriamola. Che tu sia un artista o meno, poco importa. L'importante è che tu possa sentirti libero di esprimerti. Se sei un artista, basta comprendere quali passaggi mantenere per far sì che tu non venga scelto per un progetto con il capello liscio e poi ti presenti sul set con un taglio tipo il mio, che è praticamente impossibile mantenere con una piega dritta. Ciò che si fa per i ricci rimane per i ricci. Grazie per aver visto il vlog, per avermi fatto compagnia in questo viaggio di cambio look e non solo. Noi ci vediamo al prossimo video. Live with passion always. Alla prossima. Ciao.